Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube. Nero, misterioso e pronto ad esaltare le vostre qualità in campo. Ecco a voi il nuovo pacchetto Total Black di Adidas, che si chiama Arcetic. Cominciamo col parlare di Copa. Vi ricordate sicuramente la prima uscita Total White, ora si passa al Total Black. Un Total Black che ricorda la scarpa di Dybala, la scarpa indossata nella partita contro il Manchester United di Champions League. Total Black della morbidissima tomaia in pelle e delle tre stripes di Adidas tono su tono, anche se in controluce riflettono un colore arcobaleno. Ma la vera bomba di questa scarpa è sicuramente il piatto suola, la colorazione viola brillante che ha all'interno queste onde che riprendono un po' le onde disegnate sulla tomaia. Di Copa vi faccio vedere anche il modello con i lacci, che si differenzia solo esclusivamente per appunto l'allacciatura sul collo del piede, cambia un po' il collar. Il piatto suola è identico come caratteristica, se non per la colorazione, che invece di essere viola è un colore blu glitterato. Di questa scarpa vi faccio vedere anche il modello Copa Gloro con la sua caratteristica linguetta ad elastico. Adidas ha deciso di mantenere inalterato anche le caratteristiche del piatto suola, che riprendono i modelli top di gamma, se non per la colorazione che qui è completamente nera. Passiamo ora al Total Black di Predator, un nero opaco della sua tomaia alternato a un nero lucido delle tre stripes di Adidas, che anche qui riflettono un colore arcobaleno a seconda di dove arriva la luce, un nero alternato al rosso della zona qua davanti di impatto del pallone, un rosso che fa sembrare la scarpa un po' più aggressiva nella zona anteriore, rosso che ritroviamo anche all'interno del collar per la tecnologia Control Skin all'interno della scarpa e per la parte finale dei tacchetti. Qui vediamo un piatto suola FG che tra l'altro alterna un nero lucido a un nero opaco, un piatto suola FG perfetto per i terreni duri. Vi faccio vedere anche il modello SG, quindi con il tacchetto in ferro, perfetto per terreni morbidi. Non cambia né la colorazione né le caratteristiche della scarpa rispetto alla scarpa FG. Ovviamente su Calcio Shop trovate tutti i modelli e tutti i punti prezzo, compreso il modello Laceless di P0. Passiamo ora a X, anche qui completamente nera la tomaia, nero opaco il claw collar, invece lo skeletal weave fa intravedere dei fili blu, un blu elettrico che riprende sia il tallone della scarpa sia l'interno. Le tre stripes hanno sempre il colore cangiante, colore arcobaleno a seconda di dove riflette la luce. Piatto suola molto particolare perché nella zona del tallone abbiamo il blu elettrico di cui parlavamo prima, mentre nella zona centrale e nella zona anteriore un nero opaco. Il tacchetto nella zona posteriore è trasparente, mentre gli artigli pronti a conficcarsi nel terreno nella fascia anteriore sono blu. L'ultimo silos che vi faccio vedere di questo nuovo pack di Adidas è il Total Black di Nemesis, con la sua tomaia nera opaca. Il collar invece fa intravedere una texture di fili rossi che si intrecciano nella maglia dell'Agility Bandage. Agility Bandage, appunto, che è la tecnica applicata sulla scarpa ed è scritta in blu, blu come la scritta Nemesis sul tallone. Le tre stripes di Adidas invece sono un color violaceo, viola, quindi un incrocio tra rosso e blu. Ecco qua dove troviamo il rosso blu, proprio nel piatto suola. Il rosso opaco nella zona anteriore, il blu opaco nella zona posteriore, divisi da un nero opaco della fascia centrale dove c'è il torsion frame. La parte finale del tacchetto invece è trasparente. Bene ragazzi, questo è il nuovo pack Total Black di Adidas. Fatemi sapere come sempre qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Personalmente la mia scarpa preferita di questo pacchetto è Copa, sicuramente per il piatto suola. Ricordatevi come sempre di seguirci su tutti i nostri canali social e ci vediamo nel prossimo video.